Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: «Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. Legano infatti i fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente, ma voi non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. Chi tra voi è il più grande sarà vostro servo, chi invece si esalterà sarà umiliato e chi si umilierà sarà esaltato». Noi, discepoli di Gesù, non dobbiamo cercare titoli di onore, di autorità o di supremazia. Io vi dico che a me personalmente mi addolora vedere persone che psicologicamente vivono correndo dietro la vanità delle onorificenze. Noi, discepoli di Gesù, non dobbiamo fare questo, poiché tra di noi ci deve essere un atteggiamento semplice e fraterno. Siamo tutti fratelli e non dobbiamo in nessun modo sopraffare gli altri, guardarli così. No, siamo tutti fratelli.